In collaborazione con la ASL di Teramo, il comune di Giulianova nei prossimi giorni realizzerà nel proprio arenile giugliese una zona dedicata ai bimbi autistici. Sì, si tratta di un progetto che stiamo portando avanti insieme alla neuropsichiatria infantile e ad alcune associazioni di genitori di ragazzi autistici. Abbiamo quindi dato mandato al nostro ufficio demanio di individuare quest'area sull'Arenile Giugliese e per dare la possibilità appunto ai ragazzi autistici di poter usufruire di questo tratto di spiaggia in tranquillità. Ci sono una serie di prescrizioni che ci sono state ovviamente fornite dalla ASL, per cui noi, diciamo, dal punto di vista dell'organizzazione e dell'allestimento dell'area, ovviamente ci atterremo a quanto ci hanno detto i medici. Ecco, non riguarderà solamente i bambini autistici della città di Giulianova, ma di tutta la provincia di Teramo. Esatto, assolutamente, sarà aperto a tutte le famiglie e a tutti i ragazzi autistici della provincia di Teramo e non avremmo mai potuto precludere ovviamente la spiaggia anche ai cittadini non giugliesi. Sulla zona c'è ancora da organizzare il tutto. Ovviamente, possiamo anche ricordare che nella zona sud del litorale giugliese c'è già una spiaggia dedicata, ai disabili. Esattamente, nella zona sud c'è la spiaggia libera Mare per Tutti, che è dedicata appunto alle persone disabili, e, attrezzata per agevolare diciamo, l'utilizzo della spiaggia alle persone che sono in carrozzella.